Anche quest'anno, nel giorno della memoria, gli alunni della direzione didattica riescono a emozionarci con i loro lavori. Grazie all'aiuto e alla guida degli insegnanti, hanno prodotto degli elaborati dove hanno potuto mettere in campo riflessioni, pensieri, rielaborazioni personali, ricerche storiche. Quest'anno, a causa della pandemia, non abbiamo la possibilità, come è già successo molte volte in precedenza, di mostrare ai genitori e alla cittadinanza tutta, la creazione dei nostri ragazzi. Tuttavia, cercheremo di, coinvolgervi, perché veramente i lavori sono estremamente coinvolgenti, attraverso appunto la visione, magari domestica, del nostro lavoro. In particolare vi presento i lavori della classe quinta A e della classe quinta C del Plesso di Amicis. Ringrazio di cuore, gli insegnanti, gli alunni, i genitori per tutta la collaborazione che ci hanno dato. I due lavori sono estremamente diversi, trattano da angolazioni diverse lo stesso tema, il discorso comunque, della Shoah. E con una incredibile sensibilità, un'incredibile partecipazione, e ormai i nostri ragazzi da tempo sono ormai pronti per prendere, questo testimone generazionale, per far sì che la memoria si possa sempre tramandare. E uno dei due lavori è legato a una ricerca di tipo storico effettuata anche in collaborazione con alcuni esperti. In particolare li ringraziamo con il dottor Marco Minardi dell'Istituto Storico della Resistenza di Parma, la dottoressa Isabella Botti della Biblioteca Comunale di Fidenza e il professor Mino Ponzi, che è un personaggio illustre di Fidenza, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È stata ripercorsa dai ragazzi che l'hanno animata una storia locale non molto conosciuta e che comunque restituiamo alla cittadinanza in una interpretazione molto originale e speciale. È la storia del fotografo Cohen, che aveva uno studio a Fidenza. La seconda invece rielaborazione è una sorta di audiolibro che potete sfogliare e leggere grazie anche sia alla lettura guidata e poi anche alla lettura dei ragazzi, nato dalle riflessioni degli alunni, dopo la lettura, della Stella di Andrea Tati, un libro particolarmente di spessore che è stato oggetto, anche qui di ricerca, di studio, di rielaborazioni e riflessioni. C'è anche un accenno alla vicenda personale di Liliana Segre. E così come capita ormai da anni, questi lavori sono stati giudicati meritevoli dalla giuria che si è costituita come commissione a livello di ufficio scolastico regionale e sono stati inviati a Roma per partecipare alla fase nazionale del concorso I giovani ricordano la Shoah, che ci ha visto tante volte selezionati e anche premiati dal Presidente della Repubblica nel 2018. Ma al di là del riconoscimento regionale, al di là dei riconoscimenti nazionali, quello che vorremmo veramente riconoscere è il grande sforzo dei ragazzi, il loro mettersi in gioco, il loro concretizzare le loro emozioni, le loro sensazioni e il loro donarci veramente un qualcosa che vi farà sicuramente emozionare. Quindi vi lascio alla visione di questi due importantissimi e interessantissimi lavori, che ricordo sono della classe quinta A e della classe quinta C del Plesso De Amicis. Grazie a tutti per l'attenzione e buona visione.
bella la nostra casa nuova. Però dobbiamo ancora sistemare tutte queste cose. Vabbè, dai, cominciamo. Wow, cos'è un baule? Proviamo a prenderlo. Dai, dai, apriamolo. Sì, chissà cosa c'è dentro. Wow, una macchina fotografica. Delle foto di Fidenza. E questi chi sono? Dei reduci militari? E questo chi è? Achille Cohen. Chi sarà mai? E questa è una stella gialla. Una foto? Ma chi sono? E questa? Studio fotografico A. Cohen, Salso Maggiore, Borgo San Donnino. Ci sono veramente tantissime cose, possiamo fare una ricerca e forse queste foto ci potranno aiutare. Achille Cohen era nato a Finale Emilia nel 1851. Fin da giovane era diventato un fotografo molto apprezzato. Trascorse lunghi periodi in Francia e a rientro in Italia intorno al 1885 aprì uno studio fotografico dapprima a Salso Maggiore e in seguito a Borgo San Donnino. La sua attività fu intensa e ricca di soddisfazioni. Il suo studio era frequentato dagli ospiti più prestigiosi del centro termale e da essi ricevetti più volte importanti commissioni. La duchessa d'Aosta, appassionata di fotografia, era frequentatrice assidua dello studio di Cohen e più volte gli commissionò importanti lavori. Altre commissioni di grande prestigio egli ricevette dal principe di Liechtenstein, dalla principessa Stefania del Belgio, dal principe ereditario del Montenegro. Però di tutta la sua intensa attività pubblica non è rimasto quasi nulla. La memoria venne cancellata perché la famiglia Cohen era ebrea. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la famiglia Cohen fu perseguitata e il ricco archivio fotografico andò distrutto. Il gruppo di fotografie più interessanti, tra quelle giunte a noi, è rappresentato dalle immagini di Borgo San Donnino, che risalgono ai primi anni del secolo. Il valore storico è indiscutibile. Esse costituiscono una testimonianza preziosa di storia e di cultura locale. Achille morì nel 1910. A proseguire l'attività fu il figlio Nello, aiutato dalla madre. Ben presto Nello dovette partire per la Prima Guerra Mondiale e fu dislocato in Albania. Tornato dalla guerra, poté finalmente dedicarsi completamente allo studio fotografico. Nello ritrovò la sua città intatta, ma già incalzavano con le vicende che in seguito portarono all'affermazione del fascismo. Le fotografie del Cohen rievocano i momenti salienti e le grandi cerimonie di quegli anni, comprese le inaugurazioni delle opere pubbliche realizzate dal nuovo regime. I luoghi nei quali si snodava la vita collettiva di Fidenza non erano più i luoghi tradizionali, ma i nuovi centri di aggregazione in cui si celebravano le liturgie del regime. Prevalgono perciò inquadrature da lontano e dall'alto, che danno il senso della massa ma cancellano le individualità e rendono indifferente l'ambiente circostante. Tutto ciò si interruppe nel 1938. Con le leggi razziali gli venne infatti ritirata la licenza. Nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, gli vennero persino requisiti macchinari e distrutto lo studio. Nello venne arrestato con la sorella Claudina e la madre e fu imprigionato a Scipione Castello, poi a Parma. In realtà gli arresti furono due. Il primo, infatti, in pieno giorno, non era riuscito a causa dell'opposizione della folla. I vicini di casa dei Cohen si opposero, seguirono i carabinieri in caserma e impedirono l'arresto, che avvenne perciò di notte, quando nessuno avrebbe potuto contrastare l'evento. Dopo la carcerazione, i Cohen furono internati in un campo di concentramento a Bolzano. Nello fu picchiato barbaramente. Le violenze subite e la frattura della spina dorsale
condussero il Cohen alla morte. Nello non poteva più fotografare la sua fidenza, nuovo nome con cui venne battezzato Borgo San Donnino. Un borgo che voleva risorgere, come un miracolo di sofferta volontà, attorno alle mura incrollabili della sua cattedrale. Nello non poté più fotografare ciò che il pittore fidentino Ettore Ponzi, internato militare, ha invece dipinto: il clima della vittoria, dei fidentini sulle rovine dell'odio, nel ritorno alla loro città devastata per rifarla migliore. Vogliamo che la ricostruzione della loro storia si concretizzi in una pietra d'inciampo da porre accanto al palazzo che ospitava lo studio fotografico dei Cohen. Perché il ricordo di loro attraversi la storia e le generazioni. Perché possiamo ricostruire e studiare la loro storia, ricostruire la loro identità, perché quello che siamo oggi porta con sé quello che eravamo ieri e dà forma a quello che saremo domani. Perché il vuoto lasciato da chi non ha fatto ritorno, da chi è stato perseguitato, da chi non ha potuto rinascere dalle macerie, ci ha colmato dalla nostra memoria. Perché la famiglia Cohen non si è dimenticata, ma perché di loro resti traccia in noi e impressa su una pietra scolpita nel suolo della città che tanto hanno amato. A volte le storie che non riusciamo a raccontare sono proprio le nostre. Ma se una storia non viene raccontata, diventa qualcos'altro, una storia dimenticata. Quando una storia viene raccontata, non può essere dimenticata, diventa qualcos'altro. Il ricordo di chi eravamo, la speranza di ciò che possiamo diventare.